Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Letteralmente Studio 3, Cristina da Firenze. Poesia, racconto del cuore, spazio per te. Una folla di persone si stringe intorno a me, cerca di afferrarmi le mani, mi ghermisce la vita, si impossessa dei respiri e i pensieri miei vuole per sé, tradendo la fiducia di chi non c'è. E io mi trovo sola, in mezzo a tutta quella gente, cercando di farmi largo tra la folla per cercare uno spazio per te. Ma chi l'avrebbe mai detto che ora io ti sarei venuta a cercare, eludendo pregiudizi e verità, ma proseguendo per un cammino dove le canne di bambù offrono un nascondiglio a un segreto che porti dentro di te. Ci vuole coraggio, perché il rischio c'è che nasca un sentimento che unisca due cuori in un sol cuore, e mi sento felice se lui parla di me, nascondendo un'emozione che gli fa tremare il cuore. Quando il tuo sguardo si posa su di me, sento che i miei occhi si perdono in quel mare che vedo agitarsi dentro di te, e tra onde marosi capisco che il mio porto sicuro sei tu. La nebbia si sta dissipando, e come durante una commedia, quando si alza il sipario e appare il palco con gli attori, ecco che io vedo una stella squarciare quella spessa cortina. Il cielo azzurro all'improvviso appare, ed io vedo i miei sogni tramutarsi in realtà. Pensare di stare sognando ed invece essere svegli. La luce del giorno mi trafigge le pupille, e tu dietro le mie spalle le circondi con un abbraccio. Sento volare via l'età, ritornare prima femmina, poi donna e poi bambina, quando la mente avevo sgombra di pensieri, perché sapevo che c'era chi pensava tutto per me. Stringere le tue mani e capire che un futuro insieme a te c'è.